Ciao a tutti, io sono Andrei Dini, faccio questo video per presentarmi. Sono un ricercatore all'Università del Surrey e alla Royal Society. E questo canale YouTube è nato per un'iniziativa piuttosto anarchica, come più o meno tutto quello che faccio, del canale Telegram Scienza e del blog phme.it o phme. È nato per spiegare un po' di cose a proposito della scienza e della fisica dal punto di vista di un ricercatore, di uno che la fa tutti i giorni e che la insegna all'università. Il mio ambito è un ambito estremamente affascinante, quello della fisica del nucleo, del nucleo atomico per essere precisi. E immaginate agli elementi più piccoli che voi potete pensare, non ha importanza come si chiamino, quali sono, come si ottengano. Le persone che studiano quegli elementi lì, più piccoli possibili, isolati nel mondo delle idee, sono i fisici delle particelle, le proprietà di quegli elementi lì. I fisici del nucleo, invece, loro studiano come cosa succede quando tutti quegli elementi lì si portano tutti assieme e cosa succede, quali sono le proprietà dei sistemi, a molti corpi, cioè quando ognuno di questi piccoli elementi qua, isolati nel loro mondo, anziché essere isolati, sono tutti assieme in un unico sistema più grande. Quindi, anziché essere lì da soli, pallosi, isolati, sono tutti insieme. E questo è molto interessante perché si scopre che quando sono tutti assieme fanno cose speciali che non facevano da soli. Da soli sono degli oggetti un po' pallosi, sì, ok, hanno delle proprietà, spin, carica, isospin. Però quando sono tutti assieme hanno, oltre alle proprietà che avevano prima, hanno delle nuove proprietà collettive, hanno le proprietà che avevano prima a volte cambiano e le proprietà creano nuove proprietà, movimenti che cambiano tantissimo. Ad esempio, i nuclei, che sono questi oggetti all'interno degli atomi alla fine della fiera, hanno diverse forme, sono sferici, alcuni, un po', non tantissimi, abbastanza, sono sferici. Però prendiamo ad esempio un nucleo sferico, bello sferico, ci aggiungo un neutrone. Questo nucleo, pur con un solo neutrone aggiunto, si ridistribuisce tutto per diventare tipo un pallone da rugby. Ne aggiungo un altro e questo si ridistribuisce tutto per diventare un disco. Ne aggiungo un altro, questo si ridistribuisce tutto per diventare di nuovo un pallone da rugby. Ne aggiungo un altro e diventa un peroide tutto strano. E questo deriva dal fatto che c'è una competizione fra tutti questi nucleoni, tutti i protoni e i neutroni all'interno del nucleo, come comunicano fra di loro, e il fatto che ci sia una superficie in cui questo nucleo deve comunicare con il mondo all'esterno, e questa superficie ha delle proprietà diverse rispetto a un nucleo che sta sulla superficie, ha delle proprietà di un nucleone che sta sulla superficie, ha delle proprietà diverse rispetto a un nucleone che sta all'interno. Ed è tutto molto affascinante, molto complicato, non comprendiamo molto bene tutto quello che avviene qui. E quindi per questo, dal punto di vista di un teorico, è molto molto interessante fare dei modelli su questa cosa, perché sebbene ci siano un mare di dati su questi sistemi, perché non sono così difficili da ottenere, non bisogna avere degli acceleratori grandi, chilometri, 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 chilometri per fare degli esperimenti interessanti, sono di questi. Anche, però, uno si può accontentare anche con degli acceleratori un po' più piccoli. Ad esempio, ce n'è uno in costruzione a Legnaro, di nuovo tipo, che è molto interessante, è in provincia vicino a Padova. E con quello si fanno dei nuovi esperimenti molto interessanti. E quindi, anche se sperimentalmente è piuttosto un pochino più accessibile, diciamo, non facile ma accessibile, molti gruppi in tante parti del mondo possono fare cose diverse e provare cose diverse e quindi c'è un mare di dati diversi, teoricamente è tutto così difficile che non lo capiamo molto bene, quindi per me è molto affascinante lavorare in questo ambito. E poi inoltre, dato che appunto il concetto fondamentale è il fatto che una particella si unisce con delle altre particelle, questo in realtà il concetto fondamentale
si rispecchia non solo nei nuclei, ma si rispecchia in tantissimi sistemi quantistici. Gli stessi modelli teorici possono venire applicati nei nuclei o negli atomi o nelle molecole e sono cose che sono milioni di volte più grandi o più piccole e a volte anche in sistemi completamente diversi, sistemi liquidi di elio, superconduttori, di tutto, cioè veramente una ricchezza di fenomeni nella descrizione dei sistemi a molti corpi che è veramente interessante. E tutto alla fine della fiera, dal punto di vista di un teorico, si riconduce con dei modelli che uno fa sulla penna, con la penna, leggendo e con l'immaginazione, che poi traduce in un computer con il programma e il computer calcola i tuoi modelli. E quindi questo è il mio progetto didattico per voi. Nei video che ho fatto finora, vi ho guidato attraverso l'installazione di un pacchetto Linux, qualche vero rudimento di programmazione e nell'utilizzo di Git, GitHub. E queste sono cose che non trovate così tanto in giro. Però appunto il canale non è un canale di guide, ce ne sono tanti su internet di canali che vi guidano la programmazione, ad esempio, che vi guidano la programmazione veramente tanti. Canali che parlano di fisica in modo divulgativo anche tanti, però canali che spiegano come voi potete fare veramente della fisica, secondo me non ce n'è così tanti. E questo è lo scopo di questo percorso che si snoda attraverso il canale YouTube, il canale Telegram. Il gruppo Telegram in realtà è un gruppo, quindi tutti si discute, cioè non ci sono solo io, ci sono anche altre persone, altri fisici, ed è un progetto piuttosto interessante che sta venendo fuori mano a mano. E quindi una volta che voi imparate qualcosina di programmazione, anche solo dei pochi piccoli rudimenti, applicarlo a dei sistemi fisici non è così impegnativo, specialmente se si viene guidati. E si scarica dei pacchetti già prefatti da qualcuno online. Quindi questo è lo scopo di questo canale, non solo spiegarvi che cosa succede nel mondo scientifico, ma anche aiutarvi a metterci le mani dentro, perché questo è quello che fa un ricercatore poi alla fine della fiera, specialmente un ricercatore di tipo teorico. Si siede davanti al computer, programma un sistema informatico in modo da simulare un sistema fisico e vedere quali sono le conseguenze di un suo modello matematico. E non è così differente, è una cosa che in realtà tutti possono fare a un certo livello, l'unica differenza è magari il livello di approfondimento che uno può dedicarci, perché se uno ci dedica poche ore in una settimana è diverso rispetto a qualcuno che lo fa di mestiere, questo come al solito, come la differenza fra un atleta professionista e un dilettante. Però quello che mi preme, che vedo fatto nella divulgazione, che la divulgazione viene sempre vista come un luminare che dall'alto sputa delle cose che spesso fra l'altro sono anche un po' sbagliate, francamente. Invece potrebbe essere molto più partecipata, perché se io vi fornisco un programmino che voi potete leggere riga per riga e voi lo fate girare, questa è una divulgazione di un altro livello, secondo me, è un altro tipo. Magari non è per tutti, magari il 90% della gente ovviamente gli basta che ci sia qualcuno che ne parli ed è contento e soddisfatto così, però magari qualcuno potrebbe interessarsi a piacere a giocare con dei programmi e dire ok, esiste una supernova e vengono simulate in questo modo, ma proviamo a vedere cosa succede se anziché avere una supernova di 20 masse solari o una supernova di 10 masse solari, mettiamola nel mio computer, facciamo girare una simulazione e vediamo il risultato sul mio computer, col mio programma di simulazione e vediamo cosa cambia. E questo è in realtà più o meno fattibile. Voi potete scrivermi nei commenti, io potrei guidarvi attraverso diversi pacchetti. Ovviamente non sono onnisciente, quindi non posso coprire tutto, dalle supernove ai jet, però ho dell'esperienza di ricerca, quindi ho una serie di
tool, di oggetti, di strumenti che ho sviluppato io personalmente e che ho esperienza nel corso degli anni che so che la gente usa e che sono più facili da usare rispetto ad altri. Questo appunto non è un corso universitario, non è un corso nel senso standard del termine, perché non vi guiderò passo passo. Ad esempio, avete visto che nel punto in cui io spiego come programmare faccio un Hello World molto semplice in C++, faccio un programmino che fa delle somme, delle differenze in C in realtà. Faccio un programmino che fa delle somme e delle differenze, ma non vado a spiegarvi passo passo come si fa una programmazione. Perché? Perché suppongo che se voi avete interesse, potete trovare i vostri strumenti su internet. Io non sono l'unica referenza che voi dovete avere nel mondo di internet. Vi do degli altri documenti che voi potete, su cui voi potete approfondire. Quindi seguitemi numerosi, proponete nuovi argomenti sia qui nei commenti che nel gruppo Scienza di Telegram e mi raccomando, non esitate a scrivere dubbi o porre domande, non esistono domande stupide. E grazie per l'ascolto, ci vedremo alla prossima.